Città grande, voci e storie dell'area metropolitana fiorentina. Allora eccoci, seconda puntata di Città Grande, ospiti per questa puntata il sindaco di Borgo San Lorenzo in collegamento con noi, Paolo Moboni, ben trovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. E dall'altro capo del telefono il direttore responsabile di okmugello.it, Nicola Di Renzone, ben trovato. Buongiorno, buongiorno al nostro sindaco. Allora Moboni, partiamo da una buona notizia che hanno diffuso le agenzie ieri, ovvero il finanziamento che arriverebbe dalla regione per il Mugello per la pista ecoturistica, un percorso di oltre 100 chilometri di ciclovia della Sieve, insomma, di cui beneficerà anche il comune di Borgo. Sì, è una notizia molto importante, perché sulle piste ecoturistiche questo territorio ha fatto negli anni degli investimenti notevoli, realizzando dei tratti che sono diventati davvero molto fruibili sia dalla popolazione sia in chiave turistica. Però mancavano dei pezzi e quindi da qui abbiamo lavorato negli anni scorsi per fare un progetto unitario, per creare un percorso che di fatto collegasse da Barberino di Mugello fino a Londa, la ciclovia dei Tre Laghi, passando quindi anche dal lago di Vicchio. Queste sono risorse che ci permetteranno di completare i tratti che restano da realizzare e dare un'infrastruttura che renderà ancora più attrattiva da un punto di vista turistico il Mugello, che già vede rispetto a questo turismo dolce un'ottima presenza di turisti. Dall'altra può diventare anche un'arteria interessante, soprattutto per alcuni comuni, anche come mobilità alternativa rispetto all'utilizzo dell'auto. Quindi certo, siamo molto soddisfatti di questo risultato e grazie anche alla regione, insomma, che ha investito queste risorse, che sono risorse che cambieranno notevolmente il territorio in positivo e la sua fruizione. Ecco, veniamo invece, sempre parlando di mobilità, di Renzone, alla protesta che è stata inscenata proprio ieri dai pendolari del Mugello. Quali sono i principali disservizi? Quello del il nuovo hub in Piazzale Montelungo è un tema importante e sentito. L'attraversamento negato della stazione è sicuramente un nodo che viene al pettine. In questo magari chiediamo al sindaco se ha degli aggiornamenti, perché è molto fumosa la questione, se si possa passare o meno, c'è chi viene respinto. A che punto siamo? Ma allora, intanto va detto che ovviamente, come tutti i cambiamenti, anche l'hub di Montelungo ha qualche criticità, perché comunque, diciamo, la rivoluzione è stata notevole, soprattutto per quanto riguarda i pendolari, per esempio, che vengono dal nostro territorio, in particolare dal comune di Barberino di Mugello. Noi ci siamo già attivati come Unione dei Comuni fino dai primi di settembre per recepire quelle erano le criticità e portarle anche al tavolo fondamentalmente della città metropolitana e del comune di Firenze. C'erano stati dei problemi sulla sala d'attesa, sui bagni, che sono stati risolti. In più c'era il tema, secondo me uno dei temi più importanti, che era quello del traversamento della stazione da parte di chi aveva un titolo di viaggio extraurbano. Su questo abbiamo iniziato un'interlocuzione con RFI e alla fine siamo dovuti arrivare, diciamo, al tavolo di coordinamento della prefettura, il Comitato per l'Ordine Pubblico e della Sicurezza, che ha dato sperimentalmente il via al passaggio all'interno del binario 16, dal binario 16, quindi attraversando la stazione da quel binario, a chi ha un titolo di viaggio extraurbano. Poi anche noi abbiamo letto di persone che sono state respinte, ma ad oggi il passaggio deve essere garantito, perché questo ha deciso il prefetto. Restano alcune criticità nei prossimi giorni vedremo anche di capire rispetto anche ai pendolari, che giustamente stanno vivendo dei disagi, soprattutto in termini d'orario e di fermate, insieme a autolinee, come poter risolvere le ulteriori criticità. Un altro lavoro che stiamo portando avanti, che è essenziale anche per il nostro territorio, è quello dell'estensione dell'unico metropolitano, che è quel biglietto sostanzialmente unico
che serve per utilizzare tutti i mezzi di trasporto. La famosa intermodalità, sindaco, che tanto, tanto adesso enfatizziamo. Riguarda poi solo alcuni comuni della Fiana. Stiamo facendo un lavoro con la città metropolitana e abbiamo richiesto l'estensione dell'unico metropolitana. Questo evidentemente ha dei costi, quindi il ragionamento in questo momento riguarda anche evidentemente poi il tema delle tariffe, che non può andare a pesare a chi ha l'abbonamento e sui pendolari. Questa è la nostra richiesta, però speriamo insomma in tempi non biblici, perché garantirebbe comunque un'omogeneità di trattamento, soprattutto rispetto ai nostri territori che sono più lontani anche da Firenze. Però in questo momento il tema soprattutto riguarda la puntualità, e quello che purtroppo sta succedendo e che non deve succedere è che le persone rinunciano a utilizzare il mezzo pubblico per l'auto privata, quando tutti siamo consapevoli che in realtà bisogna lavorare perché succede il contrario. Il contrario. Veniamo invece al tema dei temi che quest'estate è stato al centro, e non solo quest'estate, del dibattito anche nazionale: la questione dell'eolico, delle energie rinnovabili. In questi giorni starebbero iniziando i rilievi archeologici, questo quanto ha riferito il sindaco di Vicchio. Stiamo parlando naturalmente dell'impianto eolico che dovrebbe offrire energia ad oltre 100.000 persone, realizzato dalla multiutility AGSM Verona. Qual è la sua posizione, lo stato dell'arte rispetto alle informazioni che lei ha come primo cittadino sul territorio del Mugello? La nostra posizione come territorio è sempre stata quella di garantire degli investimenti sulle energie rinnovabili, evidentemente avendo tutti i permessi e tutte quelle precauzioni che permettano di fare un intervento del genere, e quindi dare anche delle risorse da rinnovabili, minimizzando l'impatto sul territorio, ma sul quale noi dobbiamo, e fortunatamente è dovuto intervenire il Consiglio dei Ministri a dare l'autorizzazione, nonostante anche il percorso partecipato abbia previsto quasi 100 ore di conferenza dei servizi, riunioni pubbliche, assemblee. Bisogna capire che, e questo non è un problema solo del Mugello, è un problema dal punto di vista nazionale, non si può essere per le energie rinnovabili finché non toccano il tuo territorio. Io penso invece su questi impianti si debba investire, evidentemente garantendo anche la salvaguardia di tutti quegli elementi di natura paesaggistica, però questo progetto alla fine ha avuto tutte le autorizzazioni e io spero quanto prima possa essere realizzato, perché altrimenti anche rispetto a quella che è la situazione attuale del caro energie continueremo a lamentarci che le bollette aumentano, ma se a livello nazionale ci sono ancora oltre la metà dei progetti bloccati che potrebbero garantire una qualche autosufficienza energetica al nostro paese, si va da poche parti. Quindi io mi auguro, come credo insomma, che a breve i lavori possano partire, e secondo me è una buona frase che potrebbe da estendere anche agli altri territori. E su questo sentirei anche il direttore di OK Mugello, Nicola Di Renzone, che forse è anche a contatto con i cittadini del Mugello tramite il giornale. E si richiedono le energie rinnovabili, le fonti di energie rinnovabili, però poi c'è il concetto di NIMBY, un momento in cui devono essere fatte nel vicino sotto casa, vicino di casa, non si vuole più. Cosa ne pensano i cittadini del Mugello a questo riguardo? Sì, senza dubbio quello dell'eolico è stato un tema divisivo che ha sviluppato tanta partecipazione, tanto dibattito, tanta paura anche in merito all'impatto che potrà avere sul territorio, e tutti sono in attesa di capire come si concretizzerà questa cosa, anche perché a mio personale avviso spesso conta più come si fanno le cose, quanto si fanno, in che modo, perché tante volte abbiamo una fortissima opposizione a priori,
Poi quando un esempio è stata la tranvia, per esempio, per quanto riguarda il caso fiorentino, no? Abbiamo raccontato tante volte le opposizioni e le preoccupazioni e poi c'è stato davvero un successo in termini di fruizione del sistema infrastrutturale. Siamo in conclusione, abbiamo pochi minuti, una manciata di minuti, vogliamo tornare sui fondi PNRR che sono stati uno dei cardini della scorsa stagione. La problematica nella scorsa stagione era se c'erano i tecnici, le professionalità, gli uffici competenti per i comuni per dare la possibilità di avanzare, no, delle progettualità che intercettassero questi fondi. Ecco Momoni, come sta andando a Borgo San Lorenzo? Ma allora, il PNRR in termini di capacità di trovare le risorse, direi per Borgo San Lorenzo è andata molto bene, nel senso che siamo riusciti tra i vari bandi a reperire quasi 15 milioni di euro. Il problema ovviamente è come riuscire a spenderli nei tempi che ci dà l'Unione Europea, quindi la rendicontazione dei lavori entro il 2026, e su questo fortunatamente con la città metropolitana stiamo creando anche dei gruppi di lavoro per poterci far supportare banalmente nella fase della progettazione o nella fase delle gare, ma scontiamo una criticità, anche questa a livello nazionale, che tutti i sindaci stanno portando ai tavoli, ora speriamo si insedi quanto prima il prossimo governo, perché rispetto ai progetti non fatti 20 anni fa, ma l'anno scorso, rispetto alla revisione dei prezzi e l'aumento delle materie prime, ogni progetto vede un aumento del costo in media del 25-30%. Quindi queste sono risorse che evidentemente i comuni da soli non possono mettere. Dunque va fatto un lavoro per capire anche eventualmente in una rimodulazione dei fondi all'interno delle stesse linee come poter avviare i lavori. Qualcosa è stato fatto, sono previste delle premialità laddove si faccia la gara entro un termine, penso su alcuni filoni come quello del Pinqua entro la fine dell'anno, però da una parte abbiamo delle risorse che saranno delle risorse che, se spese, cambieranno completamente i nostri comuni. Vi do qualche cifra veramente flash: 5 milioni sulle scuole, 2 scuole nelle frazioni e un nuovo asilo nido, un nuovo polo culturale, Villa Peori Giraldi, che il direttore di Renzone conosce molto bene, sono 5 milioni, 2 milioni per il nuovo centro piscine, 3 milioni per la riqualificazione del Foro Boario, 2 milioni per 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sono interventi che cambieranno notevolmente Borgo San Lorenzo, ma che sì, in questo davvero momento scontano una criticità, che è quella di garantire i tempi e soprattutto garantire la fattibilità rispetto a un aumento prezzi che in questo momento è incontrollabile. Lei ci restituisce una fotografia di cui poi chiederemo conferma anche alle altre realtà del territorio della città metropolitana, ma ci pare proprio che questo sia il polso della situazione, la tempistica di realizzazione e l'aumento dei costi, due temi principali adesso per dare davvero gambe sul territorio al PNRR. Grazie ai nostri ospiti, Borgo San Lorenzo il focus di questa seconda puntata, il sindaco, il primo cittadino Paolo Moboni e il collega di okmugello.it Nicola Di Renzone. Buona giornata a entrambi. Grazie a voi. Buona giornata. Cittadinanza, voci e storie dell'area metropolitana fiorentina.